buongiorno ragazze. Allora, non è che ci abbia tutte queste grandi cose da dire e vi devo dire anche la sincera verità che sono in un momento anche abbastanza scarico come creatività, ma ho ben pensato di fare un get ready di chiacchiericcio e magari di farlo anche strizzato, che devo andare. Non mi sono preparata una mazza, ma noi non importa, andiamo a ruota libera e che ci piace, tanti saluti. Allora, volevo fare un trucco velocissimo perché devo uscire di casa, strano perché il sabato non devo mai uscire di casa, e devo andare a fare le solite cosine, spesa mica spesa, robe varie, quindi alla fine poi stasera andrò in ospedale e alla fine andrò a vedere La Bella e la Bestia, che desideravo tantissimo vedere, e abbiamo anche un ingresso omaggio con la Vodafone. Purtroppo non hanno video, non hanno gli ingressi ancora nelle multisale, però nei Medusa multicinema, però comunque hanno gli ingressi nelle sale, in un paio di sale qua vicino, una sta a Tortona, un'altra sta a San Martino, che non è lontano da qui, e quindi andiamo a vederci un film e ci godiamo un momento di svago. Allora, ho messo il correttore super veloce e poi, come sempre consiglio, uso un fondo che mi faccia anche da cipria. Questo qua è il solito al cacao della Too Faced, che mi piace tantissimo, che ha una coprenza media, modulabile, mi tiene tantissime ore. Io poi sono... Sapete che sono un soggetto che ha la pelle nella zona T che si lucida, e quindi tendo a appunto a lucidarmi, e questo fondo mi rende tantissimo e mi dura tantissime ore. Allora, grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie dei commenti sotto l'ultimo video, mi fa veramente piacere chiacchierare con voi, anche perché avere un canale e non chiacchierare con nessuno, cioè è come non averlo, e che cazzo ce l'è. Oggi usiamo questa, che è la Fake Beauty Killer di Jeffree Star. Ieri ho usato gli ombrettini di neve. Avete fatto l'ordine neve dei nuovi ombretti? Che cosa avete comprato? Fatemelo sapere. Io l'ho fatto ieri mattina in preda a un momento di scatto atomico, non avevo voglia di pensare a niente, ho deciso che ok, me lo sarei, mi sarei fatta un regalo e mi sono comprato due ombretti. Ho comprato tanto metto questo, ho comprato sia lithium che wow, se non le uniche due cose che mi sarei presa. Ok, allora, per chi me lo chiede, questa palettina qui di blush di Ali non è più disponibile. Antonella, mi dispiace, perché so che tu mi avevi chiesto il link, me l'avevi chiesto tipo 10 giorni fa. Io non ho avuto il tempo di rispondere. Apro e chiudo una parentesi su questa cosa di rispondere ai commenti. Intanto prendo anche uno dei nuovi illuminantini, questo qua, Sunburst. E me ne do un po' con le dita, così non faccio danni, perché ultimamente quando uso il pennello sono un po' imprecisa. Io poi non sono il genio della lampada, ecco, gli illuminanti da dire, però faccio quello che posso per rendermi il più possibile shining, perché bisogna brillare anche nei momenti di merda, e questo è sicuramente un momento di merda. Allora, tenete conto che io ho avuto una settimana di merda in ufficio, perché ero da sola perché la mia collega è malattia, praticamente da martedì che non c'è, e abbiamo una valanga di lavoro, quindi già quello ha giocato a sfavore. In più, come voi ben avrete capito, e se non avete capito, capitelo perché ve lo ripeto quelle 70 volte, metto al solito blushino. Metto il solito primer, questo qua della Urban Decay, della Too Faced, che tra l'altro mi sta abbandonando pesantemente, quindi ok, perfetto. Poi pennellozzo,
e prendo questo colore qui, che è un, si chiama Princess, è un viola per la, un lilla per latino molto chiaro. Lo metto su tutta la palpebra mobile. E anche sotto l'arcata sopraccigliare, perché oggi voglio un trucco bello luminoso, perché sono stanca morta. Allora, io non ho il tempo sempre di rispondere ai commenti sul tubo. Sto cercando di essere il più veloce possibile. YouTube mi manda le notifiche, non sempre, quando ci sono dei nuovi commenti. Nel limite del possibile, io cerco di rispondervi appena li vedo. Come colore di transizione uso questo. Se capita a volte che io non riesca a rispondervi subito ai commenti, non è perché me la voglio menare o perché sono, o perché non mi va di cagarvi, è che a volte non ho il tempo, perché a volte può capitare, a volte addirittura mi capita di farlo sul treno e non lo so, per un problema di rete, di linea, sa il cavolo, alla fine non riesco a, mi dice che il commento non è stato inserito, poi me lo inserisce, poi non me lo inserisce, poi non me lo ritrovo più, insomma, un gran casino. Quindi abbiate pazienza, io cerco di rispondere a tutti e appena ho un attimo di tempo mi collego da desktop, poi principalmente lo faccio durante le pause, magari non vado a bermi un caffè, ma faccio quello e vi rispondo, rispondo a tutti. Poi uso questo viola qui, bellissimo, che si chiama Violence. Io credo che siano i nomi veri questi qua. Poi io la palette reale non me la sono comprata e non penso neanche che me la comprerò, anche se ho visto che comunque era in offerta. Questo qui è un colore molto bello, però non ha una scrivenza, non ha una scrivenza estrema. Però a me piace molto perché è un violettino che va proprio bene per fare questo genere di trucchi che piace a me, che non è troppo marcato, ma perché poi dopo andrò ad aggiungerci comunque del viola. Volevo comunque dare un sottofondo di questo colore qua perlato che mi piace tanto. Ok, vedete, è carino, nel senso non è un trucco esageratamente complicato, non è una roba che vi impegna troppo, però fa la sua porcaccia figura. Poi riprendo il pennello di prima, quello col colore di transizione, e senza mettere altro colore faccio così, semplicemente do una passata per rendere tutto più omogeneo, perché sennò ci sono le macchie e non mi piace. E poi, perché ce l'ho sotto mano, perché è un regalo e volevo usarlo, voglio usare un filino di questo ombrettino qui della Pupa che mi è stato regalato solo nell'angolo esterno dell'occhio, giusto per regalare un filino di luminosità, perché ci sono tanti glitterini, ma anche di profondità, perché è un viola molto molto scuro, guardate, rispetto all'altro un viola molto scuro, vedete, però insieme stanno bene. Non è successo, non sono successe grandi cose questa settimana, se non che col mio gruppo di WhatsApp stiamo aprendo un blog generale dove scriveremo ognuno una review, sarà una roba un po' a 20.000 mani. L'idea è molto carina, ovviamente l'idea cioè l'idea principale di Erika, le fatine del trucco, se non conoscete il suo canale, ma lo conoscerete senz'altro, andate a vedere, è una ragazza molto dolce, con quale io ho collaborato anche un paio d'anni fa, poi abbiamo continuato comunque a sentirci al di fuori, siamo rimaste amiche, insomma, questo è. Siccome sono andata un po' sotto col viola e sembra che mi hanno dato un pestone, allora io ripasso con il pennello questo qui, prendo un altro pennellino di questi. Prendo China White, che è questo color chiarissimo matte, e ne do un po' nell'angolo interno, giusto per dare un filino di punto luce, ma non voglio esagerare perché oggi non sono molto in vena di grosse, grosse cose. Ok, piegaciglia. E
mascara viola e userò questo della Pupocolo che mi piace tanto. Tra l'altro con le ciglia piegate, questo mascara qua ti vengono dai cigliozzi della Madonna. Adesso gli do un'altra passatina di qua. E voilà. Il trucco è finito, 10 minuti, si tenete conto che me la sono anche chiacchierata un attimo. E questa è la dimostrazione che voi potete avere un trucco carino che vi mandi fuori di casa senza che vi sembra che vi hanno pestate. 10 minuti, 10, senza far tante menate, basta scegliere i prodotti giusti. Che altro? Niente. Io spero di avervi tenuto compagnia. Ho bisogno di voi, nel senso che mi piacerebbe che mi deste un'idea, alcune idee su dei video da girare, perché ovviamente io non sono eterna e la mia mente non produce novità una dietro l'altra, quindi fatemi sapere se secondo voi, come secondo voi, cosa secondo voi potremmo pubblicare su questo benedetto canale di chiacchiericci vari. Avrete visto che ho pubblicato un video di Bijou perché ieri sono tornata a casa dopo una giornata devastante, ero depressa in un momento di scazzo atomico e lei mi ha fatto un sacco ridere, quindi ho pensato bene che meritava un posto sul canale. Questo è il sempre solito profumo, il Bright Rose di Zara, che è un po' il dupe del Narciso Rodriguez, quello nero, se vi piace. Niente, vi mando un bacio e vi lascio al prossimo video. Ciao!